Simone, 3, 2, 1. In tempissimo. Ciao ragazzi, buonasera, buonasera a tutti. Ciao a tutti, ciao ragazzi. A tutti. Come state? Eccoci qua, ce l'abbiamo fatta. Pazzesco. Che tirata, ragazzi. Come sempre. Sì, veramente. Ci ammazziamo per essere qua ogni volta. Già, intanto salutiamo Metalasso, Saxabar, Mauri DJ. Insomma, dai, cominciano ad arrivare i nostri fedeli amici. Top. Tanto lo sappiamo perché sono qua, solo perché c'è l'ospite di stasera che ogni volta attira le masse, che non sono io però, è lui. Eclisse, ciao, io... buonasera. Ciao Eclisse, c'è già chi coda prendo per... Eh beh, ovvio, cioè, cosa ti aspettavi? Non poteva che non andare in questa maniera, sarà... e penso che sarà il mood di tutta la serata, Vabbè, insomma, no. Dai, vogliamo introdurlo subito, tanto è già la terza volta che arriva, per cui in questo momento è l'ospite che è venuto più volte qua da noi. A parte Metalasso che ha fatto qualche puntata anche come conduttore, intendo, però voglio dire... In un modo o nell'altro fa parte di Games Collection da una vita, direi, anche Ale. È parte integrante di questo percorso di disadattati, direi. Esatto. Dai, va bene. Ragazzi, date il bentornati al nostro amico... Alessandro Ballanti, detto Mr. Neck, detto lo zio del retro gaming, ti definisco. Lo zio. Ciao a tutti ragazzi. Grande Ciao Ale. Tutti. Siamo pronti. Allora Ale, che ci dici di nuovo? Come va dalle parti di Iesi? Ma è caldo, come dappertutto. Arriva gente da fuori adesso perché c'è le vacanze, non le ferie, quindi molti le fanno vicino alla mia zona per venirmi a trovare. Approfittano a fare un po' di razzie. Fanno i recuperi, i famosi, no? Sì, fanno i recuperi, quelli veri però, quelli proprio... Giusto perché hanno già speso poco per andare in vacanza, dicono, vabbè, aspettiamo ancora. Esatto, arrotondano. Sì, ma io me li immagino questi che magari partono con la famiglia e dicono: no, tesoro, non riempiamo la macchina perché ho bisogno di spazio. Esatto. Cosa devi prendere? Esatto. Torna con tonnellate di videogiochi. Io penso che divorzierei se facessi una roba del genere. Molto spesso convincono le mogli a venire in vacanza verso Senigallia, che è qua vicino, così che dice: no, già che la moglie è contenta, loro vanno un attimo via, vengono da te, prendono, poi si fanno un mega pacco, vanno alle poste e si spediscono tutto a casa. Sì, perché in macchina non portano niente. Ma è da te che c'è la pista, che ho sentito passare due moto a manetta. Sì, è fuori che fanno casini. Lo dice Saxabar, dice: l'ho fatto più volte. Nel frattempo è arrivato anche Dreambo, esatto, Cisco, insomma dai ragazzi. Dreambo che deve venire, ragazzi, Dreambo. Anch'io ragazzi, devo ancora venire, che non sono mai venuto da te ancora, Martacci. Veramente, anche Fede, dai, c'è l'occasione, Fede non l'ha sfruttata. No, peccato. Io... Mi sa che era impedito, c'era una ragione più che valida per il quale non l'ha fatto. Ah sì? Divorzio in corso, altrimenti uccideva. Esatto, capito. Ma sarebbe anche il mio problema, cioè dovrei venire, rimanere lì. Il Benny è arrivato, anche il Benny, non grandissimo. Dire, ci siamo visti ieri sera io e il Benny, ci siamo fatti una mangiata topica da un brasiliano buonissimo, con tanto di bevuta di rum finale spettacolare. Top. Sì, guarda, veramente top. Bello. Buono, buonissimo, devo dire, veramente è stato notevole il posto. E non abbiamo parlato di videogiochi. Ragazzi, invece stasera abbiamo deciso di fare una portata molto estiva, rapida, per permettere a tutti di guardare le Olimpiadi, di fare anche altro. Settimana prossima, probabilmente, se riusciamo, avremo uno speciale sulle Olimpiadi, giusto? Sì, assolutamente. Se riusciamo a esserci. Questa settimana abbiamo deciso di fare una puntata proprio con Ale, dedicata ai giochi iconici, no? I giochi che rappresentano il mondo PC Engine. È una selezione che non include tutti i titoli, ma abbiamo scelto un po' di titoli iconici da guardare insieme, giusto per ricordarci quanto è bella la macchina NEC, quanti capolavori sono passati su questo 8-bit incredibile, perché se uno quando dice che il PC Engine non 8-bit ogni volta ci rimane male.
e sarà così, una carrellata un po' atipica, perché di fatto parleremo solo di questo, non sarà la classica puntata dove andremo a divagare con aste e quant'altro. Sì, al massimo ci sarà qualche riferimento, nulla di che, perché ovviamente qualche riferimento ci potrebbe anche essere. Tra l'altro ti saluta Sly42, Marco Ross. Quindi, ok, ciao. E come ciao, dice ciao. Giustamente il Benny, quante volte abbiamo sbavato sulle foto delle preview pubblicate sulle riviste di quella macchina. E anche perché per noi era fantascienza, tranne pochi illuminati che l'avevano di importazione. Io ne leggevo su Guida ai Videogiochi o Trucchi e Segreti Videogiochi, c'era sempre le recensioni, perché era una traduzione di una rivista francese, per cui in Francia c'era un'importazione importante del PC Engine, e quindi per loro era la normalità, per noi invece era l'eccezionalità. Il famoso Core Graphics francese. Core Graphics francese, sì. Una versione molto rara, non l'ho manco in collezione. Adesso ce l'hai. Ce l'hai o non ce l'hai? No, non ce l'ho. Sinceramente, cose, diciamo, tipo queste qua. Da mettere a Fabio. Cosa, scusami? Un pazzesco per una roba che non hai in collezione. Ma basta chiedere, pazzesco, ragazzi. Pazzesco. La versione francese del NEC. Sì, che poi ce n'erano un sacco. Comunque, c'è da dire che i giochi del. Io vedo che i giochi del PC Engine, la cosa bella è che sono invecchiati bene. Cioè, sono belli anche oggi. E quello il punto. Sono ancora belli. Più belli. Perché più che altro hanno ancora il miglior audio esistente su CD-ROM rispetto ai nuovi giochi, addirittura, che escono nel 2024. È vero. Assolutamente vero. Trimbo dice: se Ale fa gli ultimi acquisti, facciamo notte. No, guarda, Trimbo, oggi niente ultimi acquisti. No, niente, è solo niente. Una puntata dedicata al PC Engine, una puntata estiva, briosa, chiacchierando e vedendo qualche video di gioco, giusto per chi magari vuole avere qualche ispirazione. Ovviamente abbiamo scelto una serie di titoli iconici, per cui non c'è niente di non è una classifica, intendiamoci. Però ci siamo ripromessi con Ale, e glielo dico adesso perché non lo sapeva fino ad oggi, che faremo una puntata dedicata ai giochi di nicchia per il PC Engine, una selezione di 10-15 titoli che non tutti conoscono e che evidentemente meritano di essere giocati. Esatto, ci sta. Va bene, dai, che facciamo? Partiamo allora? Abbiamo perso Fede? Sei inchiodato, non ci posso credere. Sei inchiodato Fede col cellulare. Che è successo? Attenzione. Ah no, è proprio uscito. L'abbiamo perso completamente. Mi sa che gli è caduta la linea. Aspettiamo un attimo che ritorna. Dai Fede! Ecco. No, perché mi hanno chiamato al telefono, per cui mi si è bloccato tutto il cellulare. Eccolo qua. Adesso aspetta. Ci vorrebbe qualche fuoco d'artificio per farti perdonare, eh? Fai qualche fuoco d'artificio, Fede, dai, facci vedere. Eccoli là. Fantastico. Ma a me fa impazzire che sotto casa di Ale fanno le corse clandestine, una roba meravigliosa. Macchine, ambulanze, di tutto. Tra l'altro, è arrivato Heathcliff che non aveva capito che c'era lo zio stasera, per cui lo vedo bello contento. Dai, cominciamo? Dai, allora, vediamo se parte così. Subito con questa roba. Allora, siamo, come detto, sono un po' in ordine alfabetico, per cui non è che ce n'è uno in più o in meno. Comunque, allora, qua si sente già l'audio che è partito e devo togliere questo. E il primo è Blazing Lasers. C'è un'americana di Gannett. Sì. Esatto. Quanto è veloce, ragazzi. No, fa pazzia. Paura, fa. Pazzia. Paura. 89. No, era bellissimo questo gioco qua. C'è un sacco anche a me. Poi il bello di Gannett di base è che all'inizio è facilissimo. Pare quasi troppo facile. Però quando vai avanti arrivi a un certo punto, pare verso il livello 6, che diventa una difficoltà bestiale sto gioco, Sì, però è fantastico. Cioè all'inizio dici che all'inizio ti fa accumulare un sacco di vite, tipo ne accumuli 7 o 8, ma arrivi alla fine tutte quante le butti via. È impressionante, è difficile il pezzo finale. Aspetta un attimo se riesco a metterlo un attimino.
un pochino meglio, eccolo qua. Forse così è meglio, si vede di più. Sì, forse sì. Aspetta, alzo anch'io l'audio, perché? Posso alzarlo anch'io. Però quello poi cambia, il problema è quello. Di chi è il cane? Cane pure fuori. Poi considera il terzo piano, si sente dal primo piano fuori del giardino della padre a casa dall'altra parte. Il cane fa un abbaio che anche di notte si sveglia. Vado un po' avanti con questo video. Vediamo un po' se c'era qualche guardiano. Il potenziamento. Ah, il potenziamento estremo qui. Probabilmente c'era il guardiano. Quest'arma qua sfascia tutto, a inizio. Dopo, una volta che la perdi, bye cioè, bye. Il classico un gioco che se prendi potenziamenti e poi li perdi, sei finito. Sì, è come... È più che altro li perdi verso quando vai troppo avanti, e in un certo livello che veramente se lo perdi, sono cavoli grossi. È come quando esci con una ragazza le prime volte, poi piano piano prendi confidenza, poi ti sposi e vengono via tutte le altre. Esatto, tutto via. Comunque era davvero bello sto gioco. Pazzesco, sì, velocissimo. Ciao, vado col secondo? No, aspetta, vabbè, facciamo vedere, dai un'occhiata qua, qualche copertino, giusto per qualcosa per lì. Condividere. Ce ne avevo qualcuno in più, ma cioè la copertina giappo comunque. Aspetta che te la faccio vedere. Eccolo qua. Ecco, questo dovrei averlo anch'io, a dire il vero, però non so dove, ma va bene. Di questo hanno fatto pure il poster, poi c'è cioè, bellissimo. Sì. Spero che spengo la luce, così almeno ce la leviamo. Guarda, tac, via. Così mi tolgo anche quel fastidioso riflesso. Se per quanto andava di moda, hanno fatto pure la calcolatrice di Canet. C'è Metalasso che chiede se è caro. Ma non lo so, francamente. Ma 70 euro. È un titolo che è rimasto abbastanza costante negli anni. Da sempre, praticamente, penso che costi quella cifra di Ale. Sempre dai 50 agli 80, secondo le condizioni. Esatto. Ma vediamo un po', perché su Price Chart lo danno... No, Price Chart in roba giapponese è un disastro. Lo danno sugli 88, più o meno. No, dollari. Euro. Euro. Sì, ma sì. Ci sta. Comunque, più o meno sì, il prezzo è parlando di ma la special version sì. È fuori scala. Vabbè, quello è un altro mondo. Quella sì. Quella la davano solo ai tornei che facevano. Vado per secondo. Dai. Secondo titolo abbastanza iconico. Cosa sarà mai? Il classico. Dove tutto ne ho tirati fuori due soltanto, ma c'è il mondo qua. Beh, un titolo che ce ne sono un sacco. E c'è anche la miglior versione per me mai fatta di questo gioco qua in mezzo. Ho tirato il 93 e il 94. Il 4 pazzesco. Cheat. Tra l'altro ho là il che non ho portato l'adattatore per giocare in 4. Sì. Multitap 5 players. 5. Che tu giustamente ti rapiscono le ragazze e vai a fargli esplodere le bombe sotto casa. Che giocabilità sto gioco c'è veramente. Sì, era divertentissimo. Penso che io questa qua, la prima versione che ci ho giocato è stata su MSX. Bella. È uno dei giochi... praticamente l'hanno convertito per tutto. Sì. Però era veramente carino. Sì. Peccato che non ha mai fatto un CD-ROM. Se facevano su CD, questo gioco era spettacolare. Già era carino con così, figurati su CD-ROM. Le musiche pompate stile Saturn Bomberman, che era fantastico. Diciamo Babum. Che a parte il remake, magari bello anche quel che è vero Bomberman che ha fatto in chiave moderna, che era orripilante. La vabbè. Cosa più oscena Bomberman del mondo, il top sull'Xbox 360. Sì, le cose più ripilanti penso che ci potrebbero essere in gioco. Perché fare una roba di questa cosa? Cioè, non ho mai capito perché ha fatto una roba di quel tipo. Maledetti Yankee. Questo qua, oltretutto, vedo che non ha dei prezzi. No, questo costa
dai 20 ai 40 euro secondo come sono messi. Sì, è un prezzo assolutamente accessibilissimo. Invece molto rari le special version, in particolare l'User's Battle, che ne ha fatti veramente pochi. Sì, vabbè, però linea di massima quelli normali è un titolo abbastanza... Lo zio c'ha il blister degli User's Battle. Il? C'ha un blisterone con dentro almeno 10... 10 User Battle, se non ricordo male. Ma ce l'hai da far vedere o vado, però vado avanti? C'era anche il joypad di Bomberman. Del PC Engine no. Di cosa c'è? Perché ne ricordo uno. Saturn. Allora, c'è del Super Famicom. E Saturn. E Saturn. Del PC Engine c'è multitap dedicata. Sì. Quella bianca classica con i 5. Esattamente. E l'avevo preso in giappo quella. Carina. Te la tiravano dietro. Sì, anni fa. Perché adesso costa? Non ho visto più ultimamente, ma penso che meno di un centinaio d'euro non la prendo. Sì. Ce l'ho di nuova, bella. Rosario Maria Clara dice: quando avevi più bombe a disposizione, ti saliva il tedesco che c'è in te. In effetti era così. E sparavi a manetta. Sì, sì, sì. Vado avanti. Vai. Andiamo. Eccolo qua, Bonks. La mascotte. Eh sì. Detto anche PC Genjin. Esatto, che non è un caso, insomma. PC Kid, la mascotte vera Engine. Sì. Questo gioco ha la qualità di un gameplay spettacolare, con delle idee che veramente Mario ce le sogna. Spettacolo. Sì. Che poi di questo c'è tutta una serie. Poi era Esatto. Ragazzo, cioè vedere lo sprite col testolone grosso così. Diventa enorme, si incagola. È veramente impressionante. Veramente. Ma vederlo gestito da una macchinetta così, Ale. È impressionante veramente. Poi la versione più definitiva non esiste nemmeno giapponese, la versione su CD di Bonk 3. Quella è un pezzo clamoroso. Sono riusciti a fare il Bonk con le musiche da CD, bestiale. Solo gli americani, incredibile sta cosa. Chissà perché. Ma sta cosa non lo so, anche perché... Ma per me è una ragione di marketing, per cercare di spingere una macchina che non si vede. Penso. Infatti quel gioco lì è uscito verso la fine e costa un fottio adesso. Sì? Già costa molto il Bonk 3 cartuccia, già mi pare che sta sui 400 euro, una roba del genere. Ma stai scherzando? Parlo quello con Big Box, però. Col box cartonato. Ah, ok. E il Bonk 3 CD mi sei arrivato sui 800, una roba del genere, 800. Pazzesco, ma guarda che bello che era. Ah, che spettacolo. Che poi tra l'altro ho anche un capitolo successivo preso. Ma come mai hai preso tutti gli americani? No, questo è Jump. Full set di tutto, Neck. Ah, diceva cosa? No, dicevi no, più che altro... manca qualcosa in americano su gioco, tutti quanti hanno fatti. Tutti l'hanno fatti, vero? Gli Air Zonk ci sono entrambi. Sia il CD d'Engine. Sì, esatto, entrambi. Super Air Zonk e Air Zonk. Ma perché sto nome cambiato in America sempre? Che tristezza è? Ma perché? Anche perché poi lo chiami. Lo chiami Bonk, no? Poi lo chiami Air Zonk. È veramente una pazzia. Infatti qua c'è il PC Dengin CD. E già ha un senso, perché Dengin è elettricità, no? Ma è... Ma Air Zonk. Air Zonk. Vabbè, sono gli americani. Ma quanto è bello, ragazzi, questo gioco. È forte perché è anche difficile, te quando colpisci il nemico devi saltare e poi premi il tasto che dà la testata, quindi non è così facile come un classico Mario che salti e gli vai sopra, certo. Capisci? Cioè tu salti, dai la testata e gli stai ancora più in alto, quindi devi stare proprio veramente attento. È fantastico. Mauri DJ dice giustamente, forse solo il male dei nomi, ma le copertine USA sono vomitevoli.
le cartucce sono tra le cose più brutte penso esistenti a livello estetico, sì. I box, i CD normali, CD, i super CD, i CD normali c'è delle cose orripilanti, non si capisce il perché. No, vado col prossimo. Aspetta, facciamo vedere le copertine. C'hai la copertina? Ce l'hai tu o ce l'hai Ale? Ce l'ho io. Ce l'hai tu. Io ti prendo quella del Bonk 3. Dai, CD. Facci vedere. Io vi faccio vedere intanto. Tac. Il primo. Che è bellissimo. Cioè, ma tutte sono belle fondamentalmente. Grande console ma con controller da incubo. Facevano vedere l'artrite. Dai. Ma no, dai, se usavi quello giusto era bello. Ti dico la verità, quello del Mega Drive era peggio. Concordo con te. Guarda, spengo la luce perché mi ha rotto i maroni. Il 2 e tac, il 3. Mentre qua vai sull'americano, questa che non è malaccia sinceramente, è quella del Bonk 3, Bonk Big Adventure. Mentre questa qua è proprio bella, questa del CD, guarda. Questa è carina. Ciao, una delle copertine forse migliori. Aspetta che ti la faccio vedere bene. Eccola qua. E c'ha sotto scritto Turbo Duo, perché l'ultima versione si chiama Turbo Duo, l'ultima, i super CD rom americani. E niente, non è male questa qua. Presa anni e anni fa, forse nel 2000 e mi pare 11, una roba del genere. E già quella volta comunque stava sui 350 euro, una roba bestiale. Questo sì. Era già sì. Così quotato nonostante non fosse ancora esplosa la febbre del retro gaming. Tra l'altro non li metto, ne parleremo negli ultimi acquisti. Avevo questo che è nuovo. Bello. Raccogli cartucce? È la volta 3 in 1 dei tre capitoli di Bonk per Game Boy. Bello. Un po' più in centrale, Fede. Aspetta, guarda così, aspetta, Cerebrovo, vediamo se la piglia. Sì, sì. 3 in 1 e per Game Boy e Super Game Boy. Sì. In realtà brutta tantissimo, ma fa niente. Questo è nuovo proprio, ha dentro tutti e tre i capitoli usciti per Game Boy. Gran pezzo. Sono quelle confezioni in metallo del Game Boy. Ti piace, Ale? Approvato. Dai, torno sul player. Eccomi. Vado sul prossimo, allora. Vai. Vado sul prossimo e abbiamo Devil Crash. Un flipper, signori. Mamma mia, che gioco, ragazzi. Grande, veramente. La copertina è meravigliosa, tra l'altro. Vado a prenderla. Sì. Anche se amo di più la versione Mega Drive, non so perché. Di questo qua? Sì. Forse l'audio. Che l'audio che del Mega Drive cartuccio è anche più buono secondo me rispetto a questo. Assolutamente. Però il gameplay non lo so, stiamo lì come gameplay, però c'è l'animazione, sto gioco è veramente bestiale. L'altro dice Heathcliff che te l'ha proprio comprato da te con il Mega Drive. Sì, non mi ricordavo. Che pezzo, ragazzi, questo qua. Miglior flipper di sempre. Compile, giusto? Sempre? No, questo era della... Aspetta, il primo era Compile? No, questo non è Compile. Aspetta, Pare di no, Aspetta, È un Axat questo qui, Tutto un Axat dovrebbe essere. Sì, quello è Pacifico. Aspetta. E ha fatto pure The Jackie Crash, no? Sempre il continuo dopo di questo qua. No, è Compile, vedi che c'ho ragione. Compile come produzione, però distribuzione no. Aspetta, che cacchio. L'hanno fatto loro. Distribuzione mi sa che è Naxat comunque, vero? Certo, quello è un altro discorso. Sì. Fatto il gioco. Come produzione sì, Compile. Vabbè, invece l'ultimo. L'ultimo Jackie mi sa di no per Jackie Crash. Jackie Crash forse no. Produzione mi interessa poco e chi l'ha fatto il gioco. Ok. Sì, è Naxat, quello è Pacifico. Anche Mauro dice è Naxat. No, il gioco è distribuito Naxat. Il produttore intendo. Vabbè, minchia, non pizza e fichi, ragazzi. Fede va sullo specifico, Robby, chi l'ha prodotto. Eh beh, è un caso, cioè... Giusto.
cioè, che sia così bello. Che ditta Compile, ragazzi? Beh, Compile di base è un po' un sottoprendere Naxxed, secondo me, alla fine, anche perché ha fatto pure gli altri, no? Pure Spriggan. Comunque è solo Compile, Saxavar. Tra l'altro è arrivato Lunar. Compile ha fatto dei giochi pazzeschi, Boss da questo boss. Scusatemi, Compile, ragazzi, Zanac, cioè, il flipper Gattel, con il boss è fantastico, Spriggan, cioè ci sono dentro i titoli allucinanti. Cioè, non ho mai visto un flipper con il boss di primo livello. No, ma è bellissimo. E solo questi di Lorbent c'è una sua funzione, solo Alien Crash, Devil Crash e Jackie Crash, la trilogia. Che c'hanno sta cosa qui, la serie Crash. Oh, è arrivato anche Mart, grande Alberto. Ciao Alberto. No, questo gioco è bellissimo. Scusate ragazzi, ci faccio vedere la copertina che è alla fine del mondo. Ah, rispettate. Aspetta, copertina. La copertina è qualcosa di pazzesco. Che si vede sempre un po' il riflesso, mannaggia, ma stronde. Sì, perché col cello fa un po' più cercando di Ale. Alberto dice che grazie alla tua voce la figlia si è addormentata. Addirittura. Sì, sì. Inclina un po', Fede. Faccio addormentare. In giù però. Ok, così, bravo. Così si vede meglio? Sì. Ah, che bello. Così stupendo. Così si vede meglio. Stupenda. Metalasso c'è la figlia che salta ancora. Poi il Crash non costa nemmeno tanto di base, cioè è un po' aumentato rispetto a anni fa, sì. Però è ancora abbordabile. Entro il centello lo prendi comunque. E comunque titolo che li merita tutti, scusa. Assolutamente. Uno dei più bei giochi da giocare. È immortale, poi considera che per finirlo è difficilissimo, gli 8 boss per ribatterne 8, se non mi sbaglio. Fatto figlio flipper, uno shooter. Cioè, sì. Praticamente sì. È un mena mena le palline. Ah, è bellissimo. Poi però tutte le gabole possibili, tutte le cose, ogni cosa sgancia un'altra roba, passi di qua per un tunnel, passi un boss da un'altra parte, insomma, devi anche di capire la funzione. È incredibile. Sì. L'unico gioco che si è incagliato anche mio padre a giocarci. Ma quanto è bello da vedere, cioè. È geniale. Poi c'è l'animazione incredibile. No, ma c'è tutto. Grafica, l'ambientazione. Il Benny è pazzesco. È pazzesco. Dai, vado avanti. Vai. Allora, il prossimo è. Ho trovato il video della versione, adesso non so se è quella americana o quella giapponese, ma credo sia quello americano di Wonder Boy 3 The Dragon Strap. Ah, è bello. La versione è Dragon's Curse, che però è lo stesso. Sì. Anche se secondo me su questo genere qua, a parte, beh, questo è un po' più shooter, è molto più bello l'altro, no? Il Dynasty Kiro, quello è fantastico. È veramente bellissimo. Cioè, detto sinceramente. Beh, questo tutto qua, quello... io ce l'avevo sul Master System e basta. Bellissimo. A parte, vabbè, il remake che ha fatto un po' di tempo fa, però. È un classicone. Sì, sì, sì. Il Dynastic va avanti ancora di più come grafica, qualità. Mamma mia. È pazzesco il Dynastic. Mamma mia. Questo è un classicone. Sì. Il Dynastic è incredibile. Sì, anche come audio bestiale. Sì, no, no. Infatti era arrivato molto in avanti, ci ho giocato qualche mese fa. Ho lì la mia partitina sul mio PC Engine che mi ha regalato Mart Italy. Lo pensavo sul come si chiama la console universale, non mi viene in momento. Sì, quella lì è quella che mi ha regalato lui. Ah, ecco. Comunque sta console c'ha qualcosa di più a livello di gameplay, non so perché, rispetto a quell'altro. No, il retro freak o l'altro? No, no, no.
il duo, quello della, come si chiamano i ragazzi, quelli che rifanno le console, sì, sì, sì. FPGA. Sì, sì, quello FPGA. L'analog. E lui. L'avevi preso anche tu, Ale, giusto? Sì, ce l'ho entrambi sigillati. Ma non avevo dubbi, mi ricordai, hai preso entrambi i colori. Sì. Sì, no, lo so, non volevo troppo evidenziare la tua malattia, cercavo di contenermi. Ormai è diffusa. Bellissimo, dai. Ma qua era per dire, insomma, tutta una serie di questi generi che sono... io forse ho tirato fuori un CD, ma non ho tirato fuori. Vabbè, nego. Dragon Curse, meglio che non vedi la copertina americana. No. Se vuoi te la prendo. Ti passa la voglia? Se vuoi te la prendo. Va a vedere. Dai. Tanto non sarà mai peggio di quella del Master System europeo. B, ci vuole poco. Hanno distrutto tutte le copertine. Il maiale con la benda e la sigaretta è sempre stato iconico. Ma i cani sotto casa di Ale? Sono anche quelli del PC Engine. Sentili, sentili. Ale è andato dal vicino a prendere il gioco perché gli ha affittato casa, perché non gli stava dentro roba. Mi dice Sax, ma il maiale fa molto Miyazaki. Dove è finito Ale? Ha fatto una... con la ciabatta. Eccolo qui che arriva. È andato dal vicino a prenderlo. Mamma. Ma perché? Guarda che la faccia del drago. Ma perché? Ma perché? Guarda che il tizio lì sotto. Ma che faccia. Che idea si fa di un gioco così? No, veramente. Per carità, le foto sono belle dietro dopo, eh. Sì, però uno che va a... Amici, guarda un po' Dragon's Curse. Cioè, mette pure, sì, ma questo è peggio di quello del Master System. Dai, non così brutta rispetto a quello del Master System. Non è la confezione. Cioè, guarda che... Fabio c'è di peggio, eh? Attenzione, questo è un confronto, è un confronto in capolavoro. L'avranno pagato quello che l'ha disegnata. Secondo me quello che ha disegnato l'ha pagato a loro per farlo pubblicare. Sì, quello che dice giustamente Benny è che sembra una scimmiottata della copertina di Dragon Slayer. Di un'illustrazione di Dragon Slayer. Bella grossa poi, sì. Sì, cari ragazzi, difesa. Beh, però ha un suo fascino. Del trash, sì. A me piace. Mi sa che comincerò a collezionare anche quello. La prossima volta ti metto per primo. Quando arrivano. Ciao, vado col prossimo. Ho fatto un po' fatica a trovare il video. Poi, poi mi dici, no, Fede, scusa, quello è già prenotato. Tanto è già da fare. Da essere bella. Prima gli viene il prossimo. Nel frattempo è arrivato King. Kane, King of Nosgoth. Ciao, Kane. Okay. Ciao, vado col prossimo? Vai. Allora, il prossimo, ho fatto un po' di fatica a trovare un video decente. Ed è un titolo, mi sa, di quelli che esclusive PC Engine, un po' ingiocabili, perché sono tutti in giapponese, esclusivamente in giapponese. RPG. Sento odore di Tengai Makyo. Non so se quello è il nome. sì. Sento un rifaresto, esatto, Fede in 2. Esatto, anch'io ho pensato. Esatto, esattamente. Dubito, il gioco preferito di Ale. Esatto. Animazione iniziale, questa sì, è incredibile. Tra l'altro. Quattro questo disco e che esplodono per creare la scritta del gioco, bestiale. Cioè, nel 92 senti una cosa del genere, poi con un botto incredibile, pare quando esplode, compare il logo, in rotazione. E zoom e deformazione. Cioè, era stato fatto un titolo poi addirittura che tecnicamente sfruttasse al massimo la macchina. E hanno scelto un RPG. Cosa complicatissima. Mi è sempre piaciuto il logo. Tengai Makyo! La svastica. Molto nazista che compare. Per fortuna non è una svastica, infatti, però. Che è dall'altra parte, mi pare. Sì. Però è comunque, esatto, comunque, perché in Giappone significa mangi il carattere, sì, sì. È un kanji, è un simbolo buddista, mangi, Alberto, sì. Che mangi,
Cosa mangi? Di base, come titolo, poi anche bella come storia, è una storia che poi l'ultimo, cioè, effettivamente, questi programmatori sono veramente geniali, perché sta parte iniziale che fa vedere sull'introduzione adesso, e diciamo che manda, diciamo, c'è un dio, non sa chi è, questo dio che manda due sfere verso il mondo, e queste due sfere vanno giustamente in Giappone, vanno a caso, a Un po' cadere, come tutti i mostri e spaziali che diciamo vanno sempre questa. in Giappone, ovvio. Sì. Mario. E sto Mio dio Dio. dice all'inizio di andate voi Umatas due e Karam. create il miglior genere umano Umatas esistente. Tanyu Quindi se due Karam. sfere Kono vanno. sekai non accade. E ovviamente Ovviamente creano creano i i giapponesi. giapponesi. Nanimo nonimo No, kusai. invece crea una cosa Sinote molto in carina, nocchio perché yuse. diciamo queste due entità, Soshite hangoku che ni poi scopre nakai. alla fine cos'è effettivamente, Sa. ognuno crea il Kanjasu suo, la sua desu. tipologia di, no? Di esistenza. E uno, quello Pillola rosso, rossa, pillola blu. vuole. Mi ricorda qualcosa. Esatto. La pillola rossa vuole effettivamente che la supremazia ce l'abbia chi abbia la forza. Mentre la pillola blu, diciamo, l'opposto, che sia la gentilezza, no? E l'umanità. E effettivamente poi si scopre andando avanti pian piano che diciamo, i protagonisti sono invece quelli che hanno il sangue mescolato tra le due, che sono il genere umano poi alla fine. Bellissimo. Delle scene incredibili. Miglior gioco mai fatto nella storia. Beh, dice la pillola blu, Musiche, andiamo. musica tutta orchestrata, una roba 50-60 ore di gioco di ruolo per la volta, una follia. Andiamo un po' avanti, facciamo vedere qualche fase di gioco. Animazione, eccola qua. Questa è da parte dall'alto, poi sono le parti quelle quando te vai nella, come si dice, nei livelli, tipo nei dungeon, che lo sprite cambia e diventa grande. Quindi addirittura hanno rifatto tutti gli sprite quando sono nei livelli. Invece piccoli piccoli E tu dall'alto praticamente l'hai combattimenti finito in giapponese. quattro volte Non posso, ma c'è. da inizio poco la prima volta, però abbiamo diciamo, iniziamo a capire un po' come funzionava il gioco d'oro in sé, abbiamo studiato anche il gioco di ruolo con questo prodotto qua, poi dopo eravamo sempre in due o tre che ci giocavamo insieme, ci aiutavamo. Come facevi con la lingua? Imparavi un po' di cose, parlavi con tutti piano piano, e poi la cosa tosta di questo gioco è che a differenza di molti altri c'erano degli enigmi difficilissimi dentro, cioè dei punti devi scrivere in giapponese nel senso devi scrivere i caratteri giusti e mettere una E come hai password. fatto? La prima volta abbiamo chiamato su Computer Land che conoscevano una giapponese, erano andati avanti con questo gioco, anche loro ci giocavano, anche loro ci hanno dato una mano. La seconda volta, a tentativi, abbiamo trovato chi è che parlava e diceva dei discorsi e dicevano delle frasi. Abbiamo fatto copia e incolla ogni volta su un foglio di carta e scrivete qua. Cioè, la cosa da matti. Pazzesco. Computer Land è quello qua di Cassano? Sì. E c'è ancora, tra l'altro. Mi pare che Riccardo, quello Sì, che sta a Varese, no? Riccardo. Ma è Sì, ancora c'è. aperto quel negozio lì? Sì, No, l'altro no, solo a Cassano è quello di aperto. Cassano. Sì. E l'altro che c'era a Varese conosceva una giapponese che l'aiutava ogni tanto a tradurre e andare avanti. E begli anni, avevo 15 anni quella volta. Che Pazzesco. esperienza. Incredibile. Cioè, avevi 15 anni? 15 anni siamo andati addirittura a Urbino per far tradurre la frase che diceva della password a una professoressa di università di giapponese. Cioè, ti gioco il pullman. 175 c'era già il PC Engine. Nel Setta... Ah, no, era nel Ah. 1600. Beh, però il periodo era quello. Esatto, è vero. Bene, gente con problemi. No, è il contrario, gente senza problemi, perché poter giocare e godere vuol dire che stavano bene. Veramente, che bei momenti comunque. C'è il mio amico che è venuto con me a Urbino, che è qua un'ora e mezzo. Ha detto al padre che andava a casa di una persona a studiare per non farsi sgamare. Beh, in effetti è andato a studiare il giapponese. Alla scuola e tutto. Dai, andiamo al prossimo. Ah, qui c'è qualche combattimento. Sì. Velocissimi. Dai. Velocissimi. È proprio tipo, se sei veloce anche in 3 secondi mi fai uno. Vado al Vai col prossimo, Prox. che è un altro bello sparatutto. Ah no, aspetta, no. Sì, è sempre uno sparatutto, mi sa, questo qua.
È Zaffiro. Ha la faccia roga. Beh, questo è iconico. Diciamo che non è un titolone con dei grandi limiti, che però nell'immaginario collettivo rimane un titolone. Più che altro perché fa qualcosa che quella macchina non poteva utilizzando, fare. Utilizzando, sfruttando a pieno la potenza della... dei 2 mega in più. Cioè, fa diventare una console quanto un Saturn, ma ti rendi conto che mostro? Cioè, questo gioco fa girare i poligoni e i morphing dello sprite, i morphing sono 8 bit. Delle scene fuori di testa, rotazioni, mostri che si cappottano tutti, che ti trasformano. C'è delle robe che è l'ultimo della serie Soldier. Primo era Ganed, questo è l'ultimo. Cioè, veramente bello. E poi c'è dei pezzi anche più avanti, ancora non è niente. All'inizio diciamo che sfoderà anche poco. Dopo un po' comincia a fare delle cose. Ma che... avanti. Cambio. Sì. Questo è il zoom, per esempio, qua e comincia a accelerare, accelera. Vediamo un po'. Ecco il boss, guarda. A parte musica heavy metal durissime, proprio robe malate. Questi lo sganciano, fighissimo, e comincia a ruotare. Rotazione, e proprio gli spari, più diventa, fa il morphing, se copre davanti. E quando gli spari e lo trasforma, è fantastico. È una roba bestiale, deve essere un 8 bit. No, ma è fuori dal mondo, Ecco, comincia a diventare rosso, e pare che lo ammazzi, invece si trasforma qua. Ecco il morphing, gira, comincia a fare rotazione intorno a te, lascia i pezzi, poi se li rimette e si trasforma. E poi ti aggancia, ti attira addosso, ti distrugge, fantastico. Ah, ma è incredibile. Un 8-bit. Con questo ho dato prova che veramente era la console più potente in assoluto. Che roba. Ma l'esplosione di Ed. Mamma mia, pazzesco. Ma che roba. Ah, sì. Morale per giocare a sta roba deve avere o questa e c'ho una bella cifra fra tutti oltre il costo o del questa. Gioco o sì. Questa o due a seconda della macchina che c'hai. Macchina che avevi dovevi avere o l'una o l'altra. Aspetta che ti faccio vedere, le facciamo vedere Fede. Sì, aspetta. Sì. Qua guarda che bello quella lì o l'altra. Questa se c'avevi il primo PC Engine bianco con la valigetta, quindi se eri l'antenato potevi comunque giocare con l'ultimo gioco del PC. Incredibile. Metto guarda se va bene così perché io vedo il ritardo. Sì, già meglio. Ok. Sarebbe una cartuccia che permette di aggiungere questi mega in più per leggere questi 11 giochi esclusivi fatti per questi giochi per sta cartuccia. Ma qua la estrema, faccio vedere la cartuccia perché guardate quanto era cicciotta. Anche tu hai detto è come Street Fighter, no? Sarebbero 20 megabit. Il gioco lo faccio vedere. Un gioco era lui. Che mostro. Beh, la copertina bellissima. Solo che qua se vuoi imbarcarti in questo qui devi prendere un bel duo, secondo me, con RX, la card è questo, quindi se vuoi andare tutto sul boxato stiamo sui 1500 fra tutto. Però è un'esperienza unica secondo questo me. Questo l'ha rifatto anche PCIe Works? Sì. Certo, l'ha rifatto anche tempo fa prima che prima si chiamava PC Works e dava pure bella inculata. Era il tarocco, io avevo fatto uno speciale, ti ricordi Ale, per distinguere. Mi ricordo, le differenze. Sì. Il violetto, il blu, la maglietta della tipa. Che peraltro c'erano fantastico. Diverse versioni. Poi, tra l'altro è uscito una raccolta per PSP che raccoglie anche il G. La collection, la Mega collection dove comprende pure gli 1 e 2 mi pare esattamente e loro 3 no, gran gioco anche gli 1 i fanatici dei digital novel è impossibile gran per noi
Via. Questo qua, ragazzi, Grand ovviamente, tech. Secondo me, per PC Engine è assolutamente iconico. Sì. E esclusivo di base, perché potevate far vedere un mondo incredibile, cioè quello che fa vedere su schermo qua un 8-bit, ragazzi, è fantascienza. Mamma mia, veramente. Che roba pazzesca. Dai, prossimo, che è un altro titolino da poco, eh. Vai. Qua ho preso. Heavy Metal Rock. Wings. Cosa qua potrebbe essere? Qua i venti di tuono. Attenzione. Qua in onore ti ho messo la versione americana, visto che ho messo il aspetta, facciamogliela vedere la versione americana. Guarda, che pure è bella la copertina, brutto, effettivamente. No. È simile all'originale. È bella, bella. No, non è Valis. Però best. È Lords of Thunder. Ma perché dico che sia il miglior shooter esistente? Per il fatto che ha tutto perfetto. Mentre gli altri hanno sempre qualcosa che non è perfetto. Questo non c'è perfetto. Audio pazzesco. Audio perfetto. Gameplay perfetto. Longevità perfetta. No. Intermezzo. Cioè, colori folli. Non c'ha un flickerio. Non sfarfalla nulla. Cosa che purtroppo PC Engine c'ha quel difetto dello sfarfallamento come su R-Type, no, e compagnia. Questo hanno curato ogni singola porchettina per riuscire a farlo proprio perfetto, proprio. Ci sono dei punti che muove una roba tipo 40 sprite insieme in velocità, una roba malata. E poi se uno è fottuto mette difficoltà super e lì fai miracoli. Sì. Tra l'altro, bellissima la copertina della versione Mega CD. Sì, preferisco l'engine già. Quello pacifico. Carina questa qua, ma Masamune Shiro ha fatto il top su PC Engine. Questo è nuovo, tra l'altro, sigillato. E la Madonna. Qua sono sì. Dolori. Un K. Busterina. Secondo me, vicino al K. Pazzesco. È crepato, però qua, guarda, sì. Qui c'è un sì. Allora non è un K. Siamo, sì, sopra i 600-700 quasi, eh. Sì, per la versione giappo, no, per la versione PAL, ma no, questo qua è italiano. Sono PAL e PAL. Se non giapponese sul Mega CD, bella anche americano. Siamo sui 513 sì. Più o meno. Sigillato? Sì, new. Pazzesco, new. È un gran titolo. Negozio. Sì. Adesso il giapponese del PC Engine è molto salito su gioco. Anni fa valeva pochissimo il giapponese Wings of Thunder. Da 50-60 euro lo prendevi, adesso ce ne vuole quasi il triplo. Scusi, se messo sai bene. Che forse non ce l'ho già. No, non è per niente, non è possibile. Infatti, Dribo dice che il PC Engine non esiste. No, non esiste, c'è solo europeo e americano. Purtroppo sì. Comunque più bella questa. Più colori, meglio le musiche, tutto. Va bene, vado avanti, no, dai. Fabio, no, però, scusami, perdonami. Cosa? Per... no, non è vero, non è sui 600 con l'America. Stavo guardando. Questo guarda su price charting, eh. Ah, va bene. La me... Price charting non è vero. Considera che l'ho venduto a 400, vale 400 euro mint usato, quindi vale sui 8-900 con la quella che ha dato sui 400, infatti. Sì, sì, no, usato. Nuovo, sì. Nuovo è più difficile trovarlo. Già qualche anno fa ero sopra quella cifra lì. Per me 800 sicuro. Agile. Vabbò. Definizioni. Comunque. Ciao, vado avanti. Vai! Allora, prossimo titolo siamo... Magical Chase! Ebbe. Esclusiva! No, no,
dopo Super Game Boy Color. Però, penso che dopo, no? Assolutamente sì. E poi molto diverso. No, no, no. Molto simile? No. Immagino un po' scartato, può darsi, come no, grafica. Non così bello, eh. Non con questa palette colori e tutto, però è un bel porting. Certo. Cioè, è incredibile visto su un Game Boy Color, ecco, mettiamola così. Quello è vero. Anche lì è molto regalato, sono uscite due edizioni, la prima originale e poi quella di PC Engine Fan. Sì. Tra l'altro, vedo che i costi sono economici in questo gioco qua. L'americana è l'americano, si porta via con poco. Un appartamento. Non ci prendi una panda, se credo, come cifra. Mi ricordo quando l'avevi recuperato, come eri contento. Cioè, contento di buttare 5.000 euro. Cioè. Oggettivamente questo è uno dei giochi che, cioè, che vale di più che abbia mai visto, oggettivamente. Ma no, sai che... Vabbè, con l'americano sì. Allucinante. Poi l'americano è diversa qua in questa schermata qua, sai? Ha delle cose diverse rispetto al giapponese. Tipo, non c'è la zucca. E poi nel primo livello c'è un castello dietro. Abbiamo fatto una prova una volta col custode, abbiamo fatto entrambe, diciamo, paragoni fantastici. Sono molte cose diverse. Perché quella americana uscita un anno e mezzo dopo, hanno fatto dei miglioramenti anche sull'animazione dei personaggi. Dreambo chiede se hai quello americano. Quindi la prima volta che è meglio l'americano stavolta. Dreambo chiede se hai quello americano. Certo. Sì, vuoi la copertina? Vai, facci vedere sta panda in formato gioco. Io intanto vi faccio vedere quelli giappo. Non ti sento più, Fabio. Ci sono. Ah, ok. Primo, questo è la prima edizione. Nuovo di pacca, tra tutto. No. No, sono tutti usati. Sembrava nuovo. E questo, il vero raro. Aspetta, che è arrivato la palata. Eccolo. Una palla. Bella, però. Sì, vai da un concessionario. Salve, vorrei una macchina. Ah, paga in contanti, le do questo. No, pago con Magical Chase. E guardi che ci sta facendo un affare. Esatto, quello della panda, però, penso. Questa è la copertina giapponese, né più né meno. Hanno tolto solo la scritta in giapponese in mezzo. Il copyright che è del 93. Fede, dice Dreambo che tu quello americano ce l'avrai sicuramente nascosto in qualche magazzino. Dai, non vuole farlo vedere. Facoltoso, ragazzi. Bello, se lo prendevi anni fa valeva molto poco. Non 300, non ho mai collezionato il Turbo Graphics. Idem anch'io, appunto, siamo finiti di mardo. Poi, ragazzi, questo invece grande PC Fan, che differisce per la custodia che è bianca. E sul retro perché ovviamente spiegagli tu la storia, Ale, di questo. E di base è una ristampa che hanno fatto più avanti, avendo visto che il gioco è andato subito sold out, e l'azienda di PC Engine Fan ha deciso di fare questa piccola ristampa. Quindi comunque rispetto all'originale ce ne sono, secondo me, una metà circa. Qual è che è quella più un po', diciamo, preziosa a livello collezionistico? Costa un po' più la PC Engine Fan, ma comunque si scosta in centello, valgono tipo 600, 700, stiamo lì, se son mint. Pazzesco. Vabbè, okay. O non mint, o non fades. Pazzesco veramente. Non sono fedizzate, è strano. No, soprattutto quella è difficile che quella fan possa andare in fading, mentre è più facile quella normale. Sì. Buon, next one. Ah beh, qua abbiamo una delle killer application, secondo me. Almeno per me era la killer application del PC Engine. Vai, io so già di cosa parli. Mamma mia. Assolutamente, eccola qua.
belle e brutte cose, nel senso brutte, nel senso che sono in due cartucce sì. diverse, quindi dovevi spendere il doppio per che alla fine ti dava il codice da inserire nell'altra cartuccia, cioè nell'inizio del gioco dell'altra cartuccia. Eh sì. E poi la cosa più assurda è che ho fatto la versione CD, alla fine tre volte lo comprai effettivamente, perché complete. Quella è veramente fantastica. Aveva anche l'audio CD. Quella penso sia la versione definitiva del gioco in assoluto, anche se purtroppo, come ho detto prima, il PC Engine soffre molto del flickerio e quel gioco lì è veramente pieno di flickerio, purtroppo. Intendiamo lo spread che sparisce un pochino, non riappare. Sì. Però adesso non è una cosa molto drammatica. No, cioè, era praticamente arcade perfect. Cioè, ragazzi, uno che arrivava a casa dopo aver giocato, come cazzo hanno fatto? Giocava questo, rimaneva comunque contento. Beh, direi. Cioè, questa roba, cioè, è incredibile, eh? È un 8 bit, oh, di cosa stiamo parlando? Sarebbe bello far vedere la versione per Master System, che già era bella. Guarda che bella l'animazione del boss. Ah, no, ma è bellissimo. Vedi un po' i flickeri leggermente sull'esplosione. Sì, sì, sì. Però era bellissimo. No, stupido. Schiacci di voi, bestiale. Si flickeravano. No, boh, dai. Ah, qua c'è la vulva, bellissima. Scusami. The next one. Beh, il next one era la parte 2. No, sì, va bene. Vabbè, è uguale alla prima, solo la seconda parte. La parte 2 è uguale alla prima con i livelli che mancavano. Sì. Vabbè, Non c'entrava sulla cartuccia, poverelli. Le copertine non erano niente di che, ma erano comunque iconiche. Sì. Anche perché il primo stupendo con questo gioco, ragazzi. Le miglior cover del R-Type c'era quello sullo Sharp, mostruoso. Sì. Quella è mostruosa. Concordo. Quella è stupenda proprio. Non mi alzo a prenderla, ma è come se l'avessi fatto. Tra l'altro è arrivato Berserk. Veramente. Nel frattempo. Oh, ciao. Ciao, andiamo col prossimo, che è... Sì, faccio vedere due copertine. Allora, andiamo a far vedere le copertine. Eccole qua. Il primo, la parte 1. Sì. E la parte 2. Bellissimo. Ecco, io avrei preso i tempi il PC Engine solo per questo. Ecco. Dobbiamo far vendere più macchine a NEC adesso, ragazzi. Yeah. Solo per questo avrei preso. Dai, prossimo titolo. Anche se Fede adesso arriva. Che è Ninja Spirit. E lui, detto anche Saigono Ninja. Saigono Ninja, scusate. Beh, per me questo è un titolo altrettanto pazzesco. Cioè, sì, quando lo vedi muovere, ragazzi, quando poi si moltiplicano i ninja, è una roba meravigliosa. Molto impestato. Beh, come è gioco, difficile. Bellissimo. Anche in sala. Bestemmia di là. Tremendo. Si ma notare la definizione, ragazzi, cioè quanto è bello. Sì. Questo l'hanno fatto anche per Amiga. Io ce l'avevo su Amiga e non era male su Amiga. No, era una buona conversione, anche perché poi è uno dei pochi giochi che sfrutta solo un tasto, mi pare, se non mi sbaglio, cioè due tasti, no, salto e colpo. Usavi lo spazio in Amiga, mi pare, quindi con senza tasti ce la facevi lo stesso. Bellissimo. Sì, no, era una delle poche conversioni fatte bene anche sui computer occidentali. Molto bello. Però su PC Engine era spettacolare. Eh sì. Ma ricordo male o un po' rallentava a un certo punto quando c'era il mondo? Forse sì. È uscito un po' per tutto, comunque è uscito anche per Amstrad CPC. E dicono che è uscito anche per Game Boy. E Benny dice c'era anche per Commodore 64, anche se non era proprio uguale. No. Bello sto boss. Spettacolo. Era molto Game iconico. Boy. No, è bellissimo. Questo è pure un gioco che costava una cavolata anni fa, adesso porca vacca costa un delirio. E questo è un gioco che costava, Fede, 20 euro scarsi tempo fa? 20 no, però con 30 euro lo portavi a casa.
Adesso quanto è? Un centinaio abbondante, no? Salite, d'altronde no. Come tutti i giochi belli. Quello è vero. Però mamma che pot. Ah, era troppo bello. Poi anche l'ambientazione era davvero bella. Next game. Next game. Per la copertina che merita, perché è bellissima. Sì, Kane, c'era Tom. E Tom è importante come titolo pure, sì. Non l'abbiamo messo, forse. No, perché ma forse... No, beh, lista. Ce l'avevo, ero indeciso, ma non l'abbiamo messo. Perché poi Tom, se non sbaglio, l'unica versione PC Engine casalinga, no? Ho quel dubbio lì. Sì. Vediamo un attimo. Dovrebbe essere esclusivo. Tom... sì, PC Engine. È esclusiva, cavolo. Oltretutto la versione americana costicchia parecchio. Nel tuo dolore. Sì. Poi mi sa che la copertina è un po' una merda. Non mi ricordo se era fatta bene. Era quella bella, come anche sì, Parasol sì. Stark, era bella. Va bene, prossimo titolo. Non sbaglio, questo ce l'ho nuovo io. Ninja? No, il Legend of Hero Tom. Oh là là. Faccio vedere la copertina del Ninja. L'ho già fatto vedere. Vedere. A posto, no? Perché stavo facendo una ricerca. Vai, next one. Next one. Altro titolo abbastanza iconico, il PC Engine, che è Spriggan. Beh, abbastanza, sì. Esclusiva. Vai, esco. CD-ROM... 1991 Fede? 1991. Sì, confermo. Sì. Sempre compile. A proposito di compile. Nazca compile. Esatto. Che titolo, ragazzi. Qua c'è due cose molto belle, come dicevo oggi, due ragazzi passati in negozio. Primo il sistema delle bombe, queste, diciamo, no? Delle armi. Che a seconda di come prendi le armi. C'hai tre possibilità e ogni mix che fai cambia l'arma. Quindi bestiale questa cosa. In più, per cambiare arma devi buttare via una delle tre, diciamo, palline che c'hai, che diventa una bomba in quel momento. Quindi sta attenti a seconda di come usi le bombe e se vuoi tenerti l'arma o no. È incredibile questa cosa. E poi c'è un'altra cosa bella, che la difficoltà, se tu la abbassi troppo, fai solo tre livelli e vai in game over. Per vedere il finale vero devi mettere, pare, da normal in hard. È punitivo sto gioco. Sì, ti dice è che punitivo, ma in modalità facile ti dice vabbè, adesso abbiamo scherzato, adesso comincia a giocare sul sì, serio, e forse ti faccio vedere la serie. Sì, il gioco ha altre difficoltà per vedere il vero finale, per vedere il bestiale. Non è una cosa che poi non è stata ripresa, come idea. Bestiale. Ne sono usciti di base, titoli così. Assomiglia un po' al concetto di Musha, no? Come tipo di gioco, effettivamente, perché se vedi bene è molto un clone di Musha l'Est di base, no? Però con degli elementi veramente belli, secondo me, che quello gli mancano. È anche salito tanto come costo. E beh, sì, non è male. Però è meritatissimo questo gioco. Ancora recuperabile a prezzi decenti, dai. La costa, beh, insomma, ci vuole 250 euro per averlo completo. O no, Ale? No. Spriggan 1? Aspetta. 150, 160. Io allora, vedo anche dei sand. Io ho visto dei sold anche a 100, 120, 180. No, perché il problema della versione PC e Works che così, non ne vedo più, è da tempo così basso, è salito tanto anche lui. Guardate bene, ma almeno parlo di 150 se ben tenuto con spine. Tra l'altro quella spine lì sembra sempre faded quando la guardo. Si capisce bene, anche perché poi quei maledetti verdi della versione CD-ROM... È devastante, Devastante, cioè, è impossibile tra i perfetti. Io ce l'ho da sempre, ma non si capisce. Non si capisce, vero? Perché secondo me quello colore suo. Perché ce ne sono alcuni che sono più verdi della CD-ROM, sono più scuri. Sì.
c'hanno alcune, diciamo, una stampa un po' diversa. Questo qua è leggermente azzurrino, tende a un colore un po' strano. E sempre non era più faded, che... poi tutti quelli che ho visto sono quel colore lì. E poi ne abbiamo avuti parecchi in mano, credo, quindi. Tra l'altro c'è Akuma Joe che chiede come mai il NEC è uscita, la NEC è uscita dal mondo dei videogiochi. E col fallimento del PC FX. Hanno perso qualche miliardo, secondo me, lì. Anche se hanno investito poco, ma comunque te fai sempre un prodotto che poi non supporti e vendi poco. E arrivi a una certa che comunque sia provi avanti lo stesso. E dopo, sai, cominci a andar sotto. E alla fine hanno optato per lavorare sul Dreamcast. Infatti il Dreamcast era fatto a NEC di base come architettura. Morta pure quella. Caput. Faccio vedere la copertina, che è meravigliosa. Bella, sì. Bellino, bellino. E qua vedi, guarda la costa. E ti frega sempre, non riesci mai a capire. E poi dal video non capisci proprio niente. Cioè, c'è già il verde di per sé è complicato. Però sì, secondo me comunque sì, te dico, ci potrebbe essere un po' più... Mi ricordo ce n'avevo un usato ed era un po' più verde. Ma ne ho diversi, cioè anche lì cambiano. Tuk tuk tuk. È tremendo. Meglio non passarsi la testa. Cioè, ti ripeto, l'avevo comprato nel 2002, 2003, non mi ricordo neanche più. Esatto. Dai, vado avanti. Andiamo. Prossimo titolo... altro sparatutto iconico del PC Engine, dai. Però c'era anche per il Famicom, credo. No. No. Questo era esclusivo. Esclusivo. Quello che è uscito anche per il Famicom, non mi ricordo più. No, non è esclusivo questo. Era uscito per... adesso ho capito cosa intendi dire. Ce l'ho, dopo faccio vedere. Sì, Ali, non è... sì, ciao. Questo è il miglior gioco su cartuccia esistente, sì. Secondo me, del PC Engine. Hanno esagerato proprio qua. Questo è l'ultimo episodio di Canet, effettivamente, no? Ufficiale a livello... Titolo Star Soldier. Star Soldier. Era nel 64, che ti ricorda. Star Soldier era uscito anche per il Famicom. Sì. Uscito pure per il cubo. Questo c'ha degli elementi quando è avanti incredibili, anche questo c'ha qualche morphing addirittura, e poi come gameplay è spettacolo assoluto, sono delle scene iperveloci. Ma qua era già la fine della cartuccia, 93 questo, Fede? O 92? 93? 92 ancora era questo? Miracoli. Sì, hanno fatto volume miracoli. 50. Perché poi avevo tirato su anche il Superstar Soldier, il Soldier, il Fight Soldier. Esatto. Uno all'anno facevano, più o meno uno all'anno. Anche l'illustrazione bellissima. Ce l'hai da far vedere, Sì, guarda. L'astronave davanti. Questo pure americano, pazzia. Pazzia? Mille passi. Ma che bello, così si vede bene. È pure bella la copertina americana di questa. Vuoi vederla? Vai. Questa non è male, se mi ricordo bene, perché non è che sono amante degli americani. Effettivamente ha dei bei prezzi anche questo qua, l'americano. Sì. Assolutamente. È un americano tutto. Costicchia parecchio. Ma tutto quello che è americano, PC Engine. Beh, il Soldier Blade è uscito un casino, anche il Soldier Blade. Guarda che bella. È sempre lei. Zoomata, penso, più zoomata, sì. No? Più o meno. Più o meno, sai, no, in realtà è... Mi piace che ti diceva bel pezzo di 16 bit graphics shooting game. No, ma Ale, sì. Ma è salito un casino anche la versione per PC Engine giapponese di Soldier Blade.
mi pare che sta vicino a 200 ma euro. Sì, agilmente vedo. Sì, anche 250. Mm. Ma no, ma è pazzesco. E questo pure non valeva. Quanto valeva? 70 euro? Te lo tiravano indietro. Forse 70 ce li anche a 300. Sì. Pazzesco. Sì, sì. E messi neanche bene. Dai. Prossimo. Sono curioso di vedere la cartuccia come è messa. Posso? Perché che io guardo e faccio vedere la cartuccia, dai, giusto per divertimento. A me non mi ricordo com'è fatta, dai, non posso vederla più. Ma sai che? Perché io ricordavo, infatti il mio è tenuto perfetto, perché è pressoché nuovo, guarda dietro, lo capisci subito dal retro della cartuccia. Mm-hmm. Che pulito, ma pulito, esatto, non c'ha graffi sotto. Non ha un segno. Sono inserimenti. Sono inserimenti. Non ha neanche gli inserimenti, Ale. Ah, qua, lì, ce li ha un pochino. Leggermente lì, sì, sì. Di solito si gratta un pochino sull'ingresso. Ma praticamente nulla, lo vedi com'è bello lucidino. Pazzesco. Grande soldier. Pazzesco. Sono andati anche via quei segnetti, perché era talmente tenuto bene. Se fai così col dito, sono venuti via. Boh, lo prendo come nuovo. Sì. Beh, comunque anche l'uso costa parecchio, eh. Non è che te lo regalano. No. Ma ormai Shooter non ti regala più niente. Forse l'unico è Darius che vale poco, il primo Darius. Prossimo, dai. Prossimo. Un casino. Cambiamo genere. Però andiamo su un classicone anche in questo caso. Miracoli, sì, un'altra conversione praticamente arcade perfect. È più bello questo del 2 e del 3 del Mega Drive usciti più tardi. Facilmente. Eh sì. L'ho fatto veramente tanto per quello che potevano fare. Alla fine è bellissimo. Sì. Anche bello difficile come gioco, ma per niente semplice. E poi Home, a parte FM Towns, è l'unica versione esistente. Quindi chi vuole prendere qualcosa per console deve forza cadere su questo. Guarda, guarda. Sì, beh, quello PS3 Dreambo è... non lo considero nemmeno. Cerco di rimuoverlo dalla testa, che sia esistito. E anche Xbox l'hanno fatto, quello lì oltretutto, era Xbox e PS3. Sì, sì, sì. Fatto pure multiconsole. Sì, sì, sì. FM Town Smart Arcade Perfect. Ma in realtà non Arcade Perfect, ma quasi. Quasi. Con musiche più belle. Allora, non ho tirato fuori dalla bacheca la copertina, ma vi faccio vedere la U-Card, dai, facciamola così. Sì. Che si vede anche meglio la copertina. Andiamo a vedere la U-Card. Grande. Dico Splatterhouse. Tra l'altro, questo fa parte dell'unico gioco che penso mi abbiano rubato in fiera. Quando? A una delle nostre fiere, perché non l'ho più trovato, l'ho dovuto ricomprare. Ma quando te l'hanno fregato? Ah, non lo so, non te lo ricordi? L'ho più trovato. No, l'ho dovuto proprio ricomprare. Beh, attira Splatterhouse, purtroppo. Infatti avevo... l'ho recuperato da U-Card e basta, non più trovato. Non pensavo... Non mi ricordavo che te l'avessero fregato. Ma anche... Valore Splatterhouse 100-120 a seconda del mintaggio, 90-120. Sì, sì, 120 se è perfetto in tutto, 90 se diciamo discreto. FM Town secondo me è meno di 600, comunque va per... Sì. 4,50. Dai, vado avanti? Vado avanti allora, e il prossimo, vabbè, questo era per forza un'esclusiva del NEC, del PC Engine.
di Mister. Poteva essere una diversamente. Che spettacolo, sì, sì, sì. Che idee, ragazzi. Geniali. Ma... questo riusciti a fare un Parodius col PC Engine. Beh, era un Parodius del PC Engine. Con le musiche HD. Sì. Con il PC Engine come protagonista. Che spettacolo. O anche Bomberman. Forti i nomi dei perdicosi, c'è anche Paro Cesar, la cosa, l'astronave si chiama Paro Cesar. Il CD è bellissimo. Sì, sì, tutto luminoso. Ve lo faccio vedere. Bomba! È un titolo Bomba. Che io ricordo non valesse moltissimo. Un po' più in centro, un po' più in centro. E infatti non vale manco questo. Diciamo con un 50 euro circa lo porti via. Quanto è bello. Stranamente, direi pure stranamente, perché è un titolo che merita. Il CD è bellissimo. Sì. Poi quando prende il PC Engine che si trasforma il power up, ci mette il CD ROM e fa via il test. Prendi il power up, fa CD, il punto come c'è sparato il CD e ammazzato i nemici con i CD. Sì, sì, che idee, ragazzi. Che quelli sono ancora abbordabili come prezzi. Sì. Allora, next one. E beh, qua c'è un'altra killer app, eh. E beh, casalinga, best version. Ma di quel tempo è l'unica U-card con la spine card. No, c'è Populous. Ok. Populous U-card version. Tra l'altro ne avevo avuti 4 o 5 di questo. E sempre senza spine card. Ma che bello che era. Poi sarebbe anche il ventaglietto. Che te lo dava solo su preordinazione. Un ventaglio maestro. Fammi piacere, la versione perché... Super Famicom, secondo voi? Che bella questa. Al massimo il problema era il joypad. Ma in realtà avevi anche 6 tasti, sì, sì. Anche qua. Sì, dovevi avere quel joypad lì. Tra l'altro la figata è che nelle istruzioni te li faceva vedere con cosa giocare. Sì. Tutte e 3 possibilità. L'ultima è complicata, l'ultima. Col tasto serio cambiavi le mosse. Fa vedere. Ma col pad Avenue 6 questo gioco è spettacolare perché è molto controllabile. In più tanto è più fedele al bar perché ha tutto quello che c'è sull'originale. Quando è andato nel 2004 in Giappone, me l'ho portato a casa un Avenue 6 nuovo e ce l'ho ancora lì, nuovo, che mi guarda. Ero rimasto affezionato, poi ne avevo comprato un altro usato per giocare. È bellissimo quel joypad, l'Avenue 6 è stupendo. Meglio sicuramente anche dell'Arcade 6, secondo me, meglio quello lì dell'Avenue. Sì. Più morbido. E poi c'era, invece, a ricordo, ma dai, giusto per citarlo, l'Avenue 3, ma giusto così, dai, per così tutte le soluzioni. Che era in bundle, potevi avere il bundle col Forgotten World. Che non esiste sfuso, attenzione. C'è un bundle bellissimo, secondo me. Aspetta che lo faccio vedere sì, bene. Sì, sì, sì. Eccolo qua. Bello. Peccato che la versione era il massimo a memoria. Ma non era male. No. Però che musica, ragazzi. Però il bundle era veramente una figata galattica. Sì, sì. Dreambo sta chiedendo quella americana del TurboGrafx. Madonna, se ti fa male. Una scatola ripilante, però. Ragazzi, tutto quello che è americano è esploso. Picchia. Già. Vado col prossimo? Vivo. Vada.
rimetto via. Tanto qua. Forgotten. Usti, Cinzia, dai. Gioco sì, controverso, sì. Secondo me. Cioè, un buon titolo, ma ha qualche cosa che dopo un po'... non lo so. Un'esclusiva un po' fallata, secondo me. Te, Fede, che ne pensi? Su ma... gioco? Non ci ho giocato tantissimo, però fa parte, cioè, alla fine è un'esclusiva anche questo. Sì, però un po' moschetto, secondo me. Sì, come però era Carlo, anonimo. Era un altro titolo compile. Quello è vero. E, è abbastanza iconico, nel senso che fa parte di quei giochi che entrano nell'immaginario collettivo dei titoli PC Engine. Senza infamia, senza lode, sì, però sì, vedi che ha i classici dettagli. Mm-hmm. A me non dispiace, è un po' particolare. Sì, è un po' uno Shikigami no Shiro, un pochino, qualche elemento. In più mischiato anche con, come si chiama lì? Con le Mental Master, cioè quelle cose un po' strane, insomma. Sembra quasi più un titolo per MSX2 che per PC Engine. Beh, insomma. No. È molto, molto originale, sicuramente, quello non c'è niente da dire. Però forse come in totale perché non è un granché. Perché no, Fabio? Ma non ne ho visti i titoli MSX2 comunque così, cioè qualitativamente era già... non ci arrivava. No, no, beh, certo. Beh, qualcosina ci arrivava. Sì, ma non zona. Così. No, qua prima, su schermo. Nella, no, il boss no, questi effetti qua non li vedevi così troppo. Però prima la parte prima qualcosina mi ricordava. Diciamo, non era un titolo impossibile, però insomma gli spari sono molto grandi, tutta una serie di cose. Cioè ci sono tanti dettagli che non era facile da riprodurre. Tra l'altro io... Poi anche un gioco abbastanza vecchio, diciamo, nuovo, è uscito verso la fine, pare 94. Quando è questo? Io 94. Il titolo è per quello anche. Te lo dico subito, fammi andare a vedere. È uscito ottobre 93. Voglio dire. Però è proprio, vedi, development. Era stato fatto dalla compile. Ok, è stato l'ultimo shooter by compile prima di Zanax X the Zanax. Ok. Aveva preso un mix di voti e PC Engine Fan gli aveva dato 18.1 su 30. Sì, non è che l'avesse... Non è esatto. È un po' particolare. Sì, diciamo, Famitsu, un titolo però, non eccezionale per l'epoca, cioè era uscito... Famitsu gli aveva dato 25 su 40, non era poco comunque. Neanche tanto. Non era poco. Sulla sufficienza, 6-7. Gli aveva dato 80 centesimi. Sì, no, comunque era... aveva un suo perché, ecco. Alternava, e se tu lo vai a vedere, alternava dei grandi livelli a dei livelli un po' più poveri. Vero, sicuramente non merita la cifra che costa oggi. Perché oggi, poi l'ha rifatto PC Works, ovviamente, come tutti i titoli rari. Io l'avevo preso da te, sigillato. Mi pare di sì, quella volta. Ancora costava pochino, parecchi anni fa. Questa è la copertina. Ne avevo due, uno me l'aveva regalato mio fratello, l'ho venduto. Perché avevo tenuto questo sigillato che avevo preso da Telford. Ci siamo pare 5 anni fa, penso, una cosa del genere. Sì, mi sa che era del Cassavola. In 7 anni fa. Non mi ricordo, il tempo vola, il tempo è piatto per noi, Ale. Vola troppo. Il tempo è piatto perché sono tipo 10 anni che dice ancora un pezzo è finito, ancora un pezzo è finito, adesso chiudo. Ho finito oramai, dai, ragazzi. Mi manca un pezzo. Ne manca solo uno per finire. 10 anni meno che hai finito tutto. Manca uno. Ancora due pezzi, Federico, ho finito tutto. Sì, quasi finito. Dai. Quasi finito, la famosa frase quasi finito. Ho quasi finito di rovinarmi. La copertina non era male. No, bella.
Bell'Arthur. Dai, andiamo avanti sul prossimo. Facciamo vedere la copertina. Da me si vede malissimo la diretta, non so. Perché sono lucide, quindi riflette molto. No, adesso a posto. Bene, dai. Dai, prossimo titolo. Siamo quasi addirittura d'arrivo. Sì. Di fatto ne mancano tre. Vai. Qua c'è un gioco con l'introduzione infinita. Sì. Ah, Loxanadu? Ma migliore RPG action di sempre, secondo me questo. Perché forse ce l'ho, ma non so se ce l'ho, perché è uno di quei titoli che per me è ingiocabile, per cui tra l'altro non ricordo che costasse, anzi. No, non vale tanto ancora. Considera che poi questo è un gioco di base che è tipo un po' un IS dall'alto, però quando vai poi a fare, diciamo, il dungeon, sì, il livello quello effettivo, tutto, diventa un po'. Ah, ce l'ha, tra l'altro. No, ma si trova un niente, è proprio un titolo da... Sì, spinato 20 sì, euro. Del genere. Ma è enorme, è un gioco enorme. E l'ultimo dungeon, c'è una, sul manuale, c'è una mappa a parte, solo per l'ultimo dungeon. Che c'è? Sono i 30 piani... E ci vuole una roba tipo 6 ore solo per quel dungeon di finirlo. Ho trovato anche un video con un po' una raccolta di qualche scena, anche sì, action. Sì, sì. Queste parti dall'alto, classiche, discorsive. Esatto, poi qua c'è la scena action. Questa è la parte sul platform, esatto. Poi alla fine è il boss uno contro uno e sconfiggerlo. E un sacco di elementi. Bello, eh. Tipo perché c'è dietro il party che c'è con te, secondo della storia che hai avanti, ti poi a lei i personaggi, secondo del capitolo. Vorrei parallarsi dietro. Sì. Un solo livello, però figo. Poi la cosa molto carina è che il gioco ti basa, inizia con un prologo, no? Dopo al terzo boss, che forse è questo, mi pare, non mi ricordo bene, al terzo boss, quando lo batti, inizia l'intro. Pazzesco. Dopo 10 ore di gioco inizia l'intro. Ma ascolta, era uscito in tradotto? Mai. E non esiste neanche una fanbase, qualcosa? Non credo, però non so sicuro. Non lo so, penso di no. C'è anche il secondo, poi è uscito dopo di questo, il secondo, che graficamente è incredibile, però dura pochissimo. Hanno fatto troppa grafica, veramente, in esagerazione. È del 95, se non mi sbaglio, il secondo. Ma questo era bello, eh. Sì, ma è esagerato. Ma serviva a conoscere la lingua qui, Ale? Purtroppo sì, perché la parte quella che hai visto prima, quando lui parla e va in giro, è veramente contorta, nel senso che te comunque devi parlare con uno, con l'altro, con uno, con l'altro, con un altro, poi da una parte una città, un'altra parte un'indietro, comunque è un po' complessa la faccenda, e poi tanto, tanta storia, tanta no, guarda, storia. Guardate che è bello, guarda, cioè, guarda, ragazzi, sì, sì. Guarda cosa c'è su schermo. Mentre il secondo è più uno Zelda, quindi c'è molto poca storia e tanto action, quindi il secondo è molto consigliabile per tutti. Sì, però anche questo è bellissimo, Ale. Questo è più bello come gioco trovo in generale. Ma anche graficamente è stupendo. Ah, fantastico. Ci hanno messo quasi 4 anni per farlo. Su PC Engine 5 c'è 4 anni per farlo. Se me lo messo. Comunque è stupendo. È bellissimo. È uno di quei titoli che ti fa sognare ancora oggi. È pur sempre un Falcon. Esatto. Dai, next one. Penultima serie, che è sempre un JRPG. Questa è l'intro. Non può essere che Is. Beh. Poi mi dirai com'è il 3. Il peggiore dei 4. Hai visto? A country where harmony blew through the heart. Beh, il primo e il secondo sono pietre miliari assolute. E peraltro tradotti anche molto bene. Se li tirano dietro ancora su PC, giusto? Già, sì. Americano un po' meno. Beh, americano. Però è fatto veramente bene, come trovo. Anni 80, ragazzi. Anni 80, una traduzione americana così bella non l'ho mai sentita io. Eccolo qua. Belli anche i doppiatori. Bello anche americano. Incredible. Questo è ingiocabile, però, per noi comuni mortali. Beh, questo c'è anche in inglese, comunque sia la storia è abbastanza relativamente complicata, c'è poco da parlare qua, eh. Molto action. Qua c'è poco da parlare, solo un po' qualche villaggio, tipo 5 villaggi.
di base è molto molto azione, con soundtrack che tutt'oggi è quasi impareggiabile. C'ho un ISE per MSX2, può essere? Sì. Cos'è che ho? Sì, sì, è uscito anche per l'MSX2. Ah, ISE è uscito un PC 98, MSX. E poi bellissime lezioni rifatte per PC. C'era MSX, di tutto. Senti, abbiamo l'ultimo titolo. Che non poteva. Vai. L'abbiamo tenuto per ultimo. Aspetta, aspetta, però. Carrellata di titoli non nominati, ma volanti così che ci sono venuti in mente a me ed Ale, ma giusto per. Esatto. Per... Ce ne sarebbero un'altra decina, quindicina. Ma fammi vedere qua se c'è qualcosa che non è passato. No, 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 no. Ok. Allora, parto mostrando. Allora. Duck per noi ingiocabile, ma sicuramente un titolo che merita una menzione. Sì. Il Tokimeki Memorial. Beh, ha creato un genere questo, ha creato. Che tra l'altro al suo interno aveva uno shooter, Ale. Sì, c'è quel minigame che poi hanno fatto a parte i PC World. Sì. C'era il Chico Rider, quello lì, vero? Sì, ce l'ho, sì. Sì, sì, Chico. Aspetta, scusate, dovrei averlo qua. Dai, vediamo, arrivo subito, Verissimo, verissimo Akumajo, Final Match Tennis. Ah, ecco, un Deisha Dego. Gran mancanza, in effetti. Esatto, esatto, infatti volevo dirti, c'ho anche nei titoli il Final Match Tennis, io. Esatto, esatto. Il Force Gear. Ah, era questo, Chico su quell'altro, giusto, giusto, giusto. Il Force Gear, che era uno shooter che era all'interno del Tokimeki Memorial. Era fatto anche benino. Sì. Poi, il Final Match Tennis, che l'ha nominato. Miglior tennis di sempre. Sì, se la gioca con... forse con Super Tennis per Super Famicom. Però meglio sempre questo del PC Engine, toccare. Poi, uno shooter... sempre Naxat. Beh, che bello. Sì, questo è un giocone. Detto Nexar. Esatto. E poi ci sono tutti i Summer Carnival dentro anche. Sì. Poi io citerei, a prescindere, il tema è bellissimo, che è il Kazekiri Ninja. Che è un gioco medio, però è bello, secondo me rende, poi ambientazione top, bellissimo. E poi non è un bel titolo, ma lo cito per due ragioni. Uno, perché è un'esclusiva, due, perché comunque è un pezzo da 90, tre, perché la mia copia sigillata l'ho venduta all'Ale Ballanti. Renny. Gli serviva per il museo e me ne sono privato. Grazie, non l'ho più trovata poi. Scherzo, ci sta qualcosa su internet. No, sono contento, tanto non cambia niente. Sono contento. Era la mia poi in origine. L'avevo comprato da te e te l'ho rivenduto. Grande. Io c'avevo altri due titoli anche un pezzo che facevano sul PC Engine. Dead of the Brain da menzionare anche. Dead of the Brain. Gioco dopo tre anni della morte del PC. A me dispiace che non ci sia. Che però vabbè, a me piaceva, che era Jackie Chan Action Kung Fu. È bellissimo. Sì. Che a me piaceva parecchio. E poi che non ci ho mai giocato. Non ho mai però mi affascinava, che era Drunken Master. Carino. Particolare. Bellino Fabio, anche cosa? Doraemon, quello classico scorrimento. Dorabian Knight. Sì. Molto bello. Drunken Master mi piaceva perché c'era la copertina che sembrava Kenshiro. Esatto, il personaggio grosso sì, così. Era enorme. Schermo. Primo gioco di lancio, poi quello era. Incredible, pure lì. Guarda, Ale, a proposito. Zaccufu. Così vedi il prezzo, quanto l'avevo pagato. Quant'è? Sigillato. 7.000 yen. Spettacolo. Spettacolo. Ma una vita. Grande Hirotomma.
Bon, siamo pronti per svelare il titolo che tutti già sanno? Eh sì. E beh, cioè, per forza. Non mancanza. Dai, comunque posso su Death of Wolverine, al di là il fatto che lo sto prendendo da Ale, però... Sì. O che l'ho fatto prendere Ale. Sì. Aspetta, Sì, sì. Gran pezzo. Vi faccio vedere un gran pezzo. Sul punto, scusami Ale, ma ci tengo. Sì. FM Towns. Bella. E tra l'altro, scusami, ma se non sbaglio, no. Ok, Dead of the Brain. Vabbè, niente, dai, vado. Era una vai con il grande. Attenzione, che cosa potrebbe essere se non? Chissà. Aspettavano tutti. Era lì che domanda: dov'è? Dov'è? Perché non c'è ancora? Qualcuno poi in chat ha anche lo stesso nome. Abbiamo tenuto per ultima apposta, ovviamente. Eh sì, non potevamo tenerlo, non potevamo non metterlo, dai. Miglior Castlevania di sempre, assolutamente, agilmente, bellissimo, eccolo qua. Diciamo degli action, forse il migliore degli action dei Metroidvania, ovviamente della collezione PS1 per sempre, secondo me. Mi aspettavo Toilet Kid, ha detto Saxaba. Quello è più esclusivo, dai, sì, effettivamente. Però questo era esclusivo, era, sì, sì, perlomeno. Tra l'altro, Ale, ne hai uno nuovo adesso di Toilet Kid lì. Sì, è brand new. Brand new. Ma che bella sta scena con i cavalli. No, ma è meraviglioso, cioè... Quella morte si viene addosso, è spettacolo. È arte su schermo questa, ragazzi. Ah, che bello. Qui si muove il cappello, che spettacolo. Mi ricordo quando era arrivato, che c'avevo, mi pare, 16 anni, mamma mia. Bellissimo, cioè... Quelle musiche top. A giocare queste robe qua a 15-16 anni è qualcosa che penso che un po' vi possono capirlo, che emozioni danno. Questa è fede, la fortuna di essere vecchi. L'unica fortuna è questa, di essere vecchi, di aver visto sta roba qua. No, di aver visto delle robe quando sono uscite, di aver visto la storia, ragazzi. E noi siamo delle annate che hanno visto tutto, hanno visto i giochi uscire. Abbiamo visto i giochi evolvere da 4 pixel a oggi. Esatto. E abbiamo visto la fantasia usata in maniera costruttiva. Abbiamo visto sfruttare le macchine soprattutto. E... Cosa che adesso non avviene quasi più. Può anche avvenire, ma avviene in 2 generazioni in una. quasi 3 generazioni in una. Una macchina dura 8 anni, 9 anni prima che va in pensione, tempo fa dura 4-5. Sì, no, vabbè, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, sai cos'è che ti colpisce? Che questi giochi sono belli, meravigliosi ancora oggi. Cioè, tu rimani a bocca aperta ancora oggi. Cioè, mentre la grafica poligonale è invecchiata in malo modo, sì, questi giochi qua sono tuttora meravigliosi. Mm-mm. E le riedizioni con la grafica troppo pulita e senza i pixel non rendono l'idea di quello che perdono parecchio. No, mi dà senso di gommosità, esatto, e di vuoto, no? Senza anima, vero? Forse anche perché non visti su uno schermo catodico che ti dà un'idea completamente diversa. Da troppa definizione non è più quella sporcizia, no? Del vecchio pixel. Perde tantissimo. Ma il fatto è che la grafica era pensata per avere quella sporcizia. Esatto. E quindi sui nuovi monitor
paradossalmente rende meno. Sì. Quello è il problema. No. Cioè, questi giochi si giocano bene sui vecchi monitor. Oppure, per paradossalmente, forza, emulati con i filtri che che gli rendono sì, giustizia. Esatto. Perché quello... Ma quanto è bello. È bellissimo, cioè. Qualche musica sto gioco che c'è, madonna. Ma poi anche solo i particolari di buttar giù i muri e trovare dentro i bonus. Sì. Sono quelle robe. Ma guarda che bello. Non rallentava mai niente. Spettacolo. E poi, ragazzi, non dimentichiamoci, erano giochi fatti e finiti. Non li facevi tu da beta tester. Non c'è le patch. No, non c'era l'early access o altro. No, che poi era un pro e un contro, perché ovviamente c'erano giochi che purtroppo non si potevano finire. Quasi, esatto. Poi soprattutto facili. Facili. Però erano veramente rari. Per il resto i giochi erano così, punto e basta. Tra l'altro, ragazzi, tra le citazioni dei miei giochi preferiti c'è dentro anche Kiki Kai Kai, che era la versione più bella di Kiki Kai Kai. Sì. Che è un giocone pazzesco, vero? E c'era dentro anche Anna Kadaka. Come dice Benny, niente sì, microtransazioni. No, anche un altro bello, Fede, secondo me è esclusivo, è Parasol Star. Sì, perché a parte c'è solo l'Amiga, vabbè, però parlando di console, no? Cioè, dovrebbe essere anche sul NES, però sul NES confronto più guardabile, dai. Sì. Cioè. Anche perché no, stavo pensando a Kiki Kai Kai, scusami, era uscito l'arcade che era meraviglioso, poi è uscito per Famicom Disk che era simpatico ma non certo bello, SX2 che non era niente di che, e poi c'era PC Engine, stop, li finiva. E poi c'è quello del Super Famicom, è diverso? No, sì, è diverso. Kiki Kai Kai, ho capito, l'arcade è uscito solo qui. Okay. Quello per Super Famicom sono bellissimi, ma sono delle evoluzioni. Ok. Che sono oggettivamente belle, dai. Sì. Ho squagliato il primo. No, il primo era difficilissimo. Fantastico, però. Difficilissimo. Vabbè, questo comunque era l'ultimo, ragazzi. Direi che abbiamo finito la nostra bella carrellata. Bene, ma è spettacolare, sia sì, una bella conversione Liquid Kid. Quello sì, pure. Mm-mm. Anche sul Saturn, il top, Mizubaku per Saturn, che è inarrivabile. Quello è incredibile. Poi chiedono... C'è qualche domanda, ragazzi? Snatcher, guarda, in realtà, guarda... Abbiamo parlato anche io e Ale, però... Sì. Non era un'esclusiva, cioè nel senso che l'abbiamo messo, un bel titolo, certamente, poi era ingiocabile per noi, anche lui. È una conversione da PC 88, se non mi sbaglio, prima di stazione. Ci sta. Quindi comunque molto molto più nuovo rispetto a quello, però c'ha degli elementi diversi, dovrebbe averci, se non mi sbaglio, così. Comunque è meraviglioso. Poi mi è il fatto che fosse ambientato a New Kobe City. New Kobe City. Sì. Mio. Sì, PC 98, vero, vero. Anche MSX, sì, ovviamente, c'è. MSX. C'è l'MSX. Dove c'è poi S-Snatcher. Gli adesivi. Sì. Che bello rivederli aperti. È da un po' che non li vedo più aperti. Tutti chiusi. Infatti io ce l'ho su MSX. Sì. Questo qua. Mm-mm. È il pezzo, quello, Fabio. Che l'ho beccato per... L'avevo beccato forse su... Da un inglese forse l'avevo preso. Non l'avevo pagato poco ai tempi, però diciamo che... Sempre. Però stato. Devo dire che rispetto adesso ci ho fatto un buon affare. E dire di sì. Io ho l'SD Snatcher che ho preso dal mio amico Saxaver. Ok. Quindi insomma... E poi la figata degli U-Card è che prendevi dei fascicoletti e tacle. Sì. Tipo schede telefoniche, esatto, tanto. Sono due, cioè i robi pieni.
occupano pochissimo. Questo era quello dei top. Poi c'è quello dei titoli comuni. Solo che tanti titoli sono passati da comuni a top. Cioè, oramai. Se, sai cosa c'era anche? Tatsujin. Oh, vero. Non esclusivo, però, bel pezzo. Sai che Tatsujin ogni volta racconto la storia che l'avevo pagato $25. Mi ricordo. E ce l'avevo, c'ho proprio via l'asta vinta, perché l'avevo salvato su Snipe. Sì. E in Giappone avevo pagato 4.000 yen. Bestiale. Quanto è arrivato adesso? 3.50? Non lo so, ma a cifre folli. Mi sa 3.50 circa, penso. Tatsujin PC Engine. Allora, in vendita, vabbè, chiedono 500 euro, 530, 780, 640. Andiamo a vedere i venduti. Venduti. No, ce n'è uno soltanto che ha accettato l'offerta, era in vendita a 5,32, l'ha venduto qualcosa meno, di sicuro. Sarà 400 circa. Sì, agile però, pazzesco. Sì. Oh, bon! Dai! Oh, alla fine doveva durare mezz'ora. E siamo quando a puntata estiva, siamo a 1 ora e 46. 1 ora e 50. Mettiamo sempre aneddoti diversi nel lungo il tempo con questi aneddoti. Ed è stata solo una puntata di contenuti. Sì, ma pazzesco. Ascolta, allora noi rimaniamo con Ale che faremo una puntata su 15 giochi che non ti aspetti per PC Engine. Quelli dei più assurdi. Un po' particolari, sconosciuti. E ne hai diversi, direi. Cioè, rari. Anche rari, ma anche particolari da giocare, non conosciuti dai tutti. Certo. Magari anche qualche titolo comunque giocabile, ma che... Certo. Tipo rarissimo, cioè. Circus Lido. Doveva esserlo. Incredibile quella storia lì. Vabbè, ne parleremo. Comunque vorrei rispondere alla domanda di Akumajo, ma di base no. Cioè, nel senso che... complicata come domanda. Sicuramente non è una cosa fattibile. No, non è fattibile. Inoltre, in Italia, secondo me, non ci sarebbe una motivazione anche per farlo. Anche perché, molte persone penso che non capirebbero poi bene certi tipi di prodotti, no? Troppo giappo. Cioè, è una roba un po' troppo non da esposizione, cioè devi farla capire prima. Concordo. Però concordo. C'è il museo a Roma, ma è diverso. No, è un concetto diverso. C'è poca roba, poi c'è molta roba mainstream. È generalista, comunque, quattro no? cose per farti capire la storia, ma non è paragonabile a quello che potrebbe essere un museo fatto da Ale, dove lo scibile del Giappone, ma a livelli maniacali, perdonami Ale, ma in senso positivo, nel senso che è una roba che capiamo noi, ma è una roba talmente di nicchia che il 99,5% dei videogiocatori mondiali neanche apprezzerebbe. Esatto, secondo me sì. Ma rivedi belle le scatole, sì, però non riesci a capire la storia che c'è dietro, il fatto di arrivare ad avere tutti quei pezzi, tutta la collezione Sealed, tutte quelle cose. Le chicche particolari, diciamo, sti not for sale, le cose tutti strane, not for sale, tutte quelle robe lì sono robe che di sicuro una buona nicchia del mondo apprezzerebbe. Sì, però è pur sempre una nicchia, cioè una roba piuttosto più da Mecca, vai a trovare il ballante a Iesi in negozio. Esatto, è carina come cosa, infatti. Sì. Ci sta, come deve essere poi alla fine. Io comincerò a far pagare il biglietto, ma va bene. No, dai, già il cliente è qua. Spesso mi offrono il pranzo, però quello sì. Da McDonald's. Saxabar dice, dai tutto in beneficenza, no, e Benny dice, salve, mi chiamo Beneficenza. Leggermente interessati come commenti. Commentario, Ale.
quello sì. Dai, va bene. Ciao ragazzi. Comunque. Ci vediamo lunedì prossimo prima della pausa ciao, estiva. Grande fuochi artificio. Bombette da parte dello zio Ale, sempre. Grande. Lo zio Bambi era fatto fare qualche pezzo, ragazzi. Che... ha tirato fuori la panda in miniatura. Vabbè, oggi sono porchette americane, niente di che. Le porchette americane, che non mi piacciono per niente, le odio, però ce l'ho lo stesso. Perché neck. Puntata videogiochi olimpici. Videogiochi olimpici. Poi facciamo pausa, però, fino a settembre. Le ferie. Con noi Saxabar. Ma lo grande, sa, obbligo. No, non lo sa, l'ha scoperto. No, grande. L'ha scoperto in questo momento. Con noi Saxabar. Parlerai di track and field per MSX. No, per Apple 2. Fammi, sai, non lo sapevo, immaginavo. Sei stato estratto. No, poi per Saxabar, adesso mi arrivo. Tenetevi pronti che a settembre facciamo una serata con Saxabar dedicata al X68000. La puntata 68. Grande. Sarà la puntata 68. Ci sta. Giusto, Saxabar, X68000. Quindi tra tre vediamo puntate. Ci sta tenendo sul vediamo se ci dà il suo benestare. Yes, ok. Tre confermato. Puntate, Fede, sono tre puntate, mancano. E alla puntata 68 avremo Saxabar per 68.000. Sì, sì, a settembre, non ti preoccupare. Perfetto. Alla puntata 69 speciale videogiochi USE. Potrebbe starci. Invitiamo anche Alessandro con tutti gli entai. Lì non finiremo più 10 o 5 puntate oramai. La puntata, ragazzi, sarà a partire dalle ore 11. Andiamo già in fascia protetta. Su quella, ai miei tempi, sapevo tutto. Tutte le c'è case, mille utenti. Avremo mille visualizzazioni contemporanee. Io penso faremo il botto. Fede. Dai, va bene. Ok, facciamo una puntata speciale a 4 o 5 personaggi. Dobbiamo invitare. Sì, sì. C'è un casino che non finisce più. Sì, sì, sì. Bucacche. Ciao, buonanotte. Ciao a tutti. Ciao. Ale, rimani un attimo con noi. Ciao a tutti. Ciao. Sì.